Dicembre 1999, una data che cambierà le sorti dell'urbanistica a Modugno. L'amministrazione comunale Bonasia avrebbe fatto proprio le norme tecniche legate al piano regolatore redatto 4 anni prima, ha portato una serie di modifiche deliberando in consiglio, senza però comunicarle alla regione. Da quel momento in poi le norme sarebbero state viziate, almeno secondo l'attuale amministrazione comunale. E proprio ieri il primo cittadino, Nicola Magrone, durante la seduta di consiglio è intervenuto. Tutta la cartografia era un esercizio terapeutico per fotografi aspiranti, cartolari aspiranti, con tante mappe, tante cose che andavano ogni volta attaccate una mappa, per capire, per interpretare. C'era questo bisogno di rivedere con questa interferenza sul testo esistente del Consiglio Comunale, si era creata una dilatazione delle possibilità operative delle costruzioni, per quanto riguarda le superfici, per quanto riguarda le strade, la distanza delle strade da una all'altra, una serie di problemi. Modugno non può permettersi di essere travolta dagli scandali che riguardano l'urbanistica. Dobbiamo reagire, fare forza comune. Il sindaco ha il dovere di tutelare la città e i cittadini. Bisogna stravolgere la cultura del meno verde più case che ha portato al disastro. Un disastro, dice ancora Magrone, sotto gli occhi di tutti. Per favore, non si mettano in campo azioni collettive. Troviamo insieme una soluzione che possa far rinascere e quindi crescere questa città. Se anche fosse vero che le norme tecniche del piano regolatore utilizzate da 15 anni sono illegittime, non si può fare nulla, mettere un punto e ricominciare, da dove magari riscrivendole, perché non sarebbe lecito neanche applicare quelle prima del 99. E quanto si evince dall'articolo 50 della legge 56 del 1980 della Regione Puglia. E precisamente il sindaco e il consiglio comunale dovrebbero annullare i provvedimenti o le delibere non conformi alla disciplina urbanistica, ma il provvedimento non si applica su quei provvedimenti e quindi quelle delibere per i quali siano trascorsi 10 anni dalla data di emanazione o di adozione. Resta quindi aperta la questione, bloccata fino a quando non ci sarà chiarezza su quali norme applicare. Intanto al Comune è stato depositato un documento con un centinaio di firme tra tecnici, edili, artigiani e imprenditori per chiedere all'amministrazione di sbloccare il comparto. I firmatari fanno riferimento anche all'adottata variante nelle zone B. Bisognerà scrivere e adottare una nuova variante con un regolare iter di approvazione come sancisce l'articolo 16 della legge regionale 56 del 1980. Le risposte il sindaco Magrone le ha cominciate a dare ieri in consiglio.